primo gol in questo campionato, grande gioia, grande soddisfazione, lo avevi già cercato poco prima di realizzarlo, una serata importante, speciale per te. Sì, infatti sono molto contento per il gol, però soprattutto contento per la prestazione della squadra, la vittoria per la squadra che è fondamentale dopo un paio di partite che stiamo cercando e stiamo lavorando bene. E è una grandissima gioia, non soltanto per me, per tutti. Sembrava quasi che tu fossi particolarmente affiatato con i tuoi compagni, nonostante magari negli ultimi tempi non sia stato titolare. No, assolutamente, io sono molto molto sereno, cioè sono con tutti i miei compagni, con il mister, con la squadra. E se gioco bene, perché so anche che i miei compagni, quelli che entrano, danno l'anima. Quindi proprio serenità assoluta per me e anche per i miei compagni. Il gol è stato importante anche perché è arrivato presto nell'economia della gara e ha fatto in modo che il Catania non si caricasse troppo dal punto di vista nervoso, ma continuasse a giocare come in effetti ha fatto bene per quasi tutta la partita, al di là forse voleva cercare il margine di miglioramento di un po' di apprensione nel finale, frutto della stanchezza o di cosa? Allora, sì, diciamo che il primo tempo abbiamo fatto un grandissimo gioco, con pazienza, cercando le giocate proprio dove ci lasciavano lo spazio. E è stato bello giocare un calcio spettacolare, vederlo, spero. E poi sì, il gol ci ha dato ancora più motivazione, perché è venuto in un minuto, abbiamo cercato anche alcune occasioni di proprio andarla davanti dopo aver fatto grandissimo gioco, e poi si è concluso così il primo tempo. Infatti e il secondo tempo diciamo che è stato un po' di stanchezza, un po' pesantezza del campo che poi non ci ha proprio permesso di giocare, però poi siamo stati lì e sai, veniamo da un'altra partita nel weekend e quindi ci sta un po' di stanchezza, però è importante aver portato a casa i tre punti che ci servivano. Cosa ti aspetti dall'immediato futuro della Catania, che si chiama Turris, ma c'è anche un ciclo di partite che potrebbe anche consentire di risalire ulteriormente in classifica? Sì, esatto, hai detto bene, dobbiamo solo continuare così, con pazienza, nel credere nel nostro gioco, che siamo forti, e infatti l'abbiamo dimostrato nel primo tempo. E quindi il nostro futuro, spero di continuare a dare lo spettacolo che abbiamo dato nel primo tempo, di proporlo anche nel secondo e riuscire a chiudere le partite prima. E poi ovviamente le partite si giocano ognuna con una storia propria, quindi andiamola con cattiveria e cerchiamo di portare sempre a casa i punti. Hai una dedica speciale? Sì, allora diciamo che c'è una premessa. C'è stato il signore Gianfranco Vullo che me l'aveva già previsto che avrei fatto gol, e di dedicargli il bacio in tribuna. Infatti, se avete visto, ho dedicato il bacio prima a lui, ma lo dedico soprattutto alla squadra che ha fatto un'ottima partita, tutto lo staff, tutti i tifosi che ci seguono, e non dimenticare tutta la mia famiglia che mi è stato proprio vicino, mia moglie, una dedica speciale a loro. Grazie Nara, forza Catania. Grazie.